Via Orienta Giovani dal 3 al 5 novembre a Palazzo Esposizioni in una edizione rinnovata ed arricchita. Sì, abbiamo deciso di alzare l'asticella rispetto all'anno scorso. Pavia Orienta Giovani 2021 era stato un successo importante per la città, soprattutto per i ragazzi e per le loro famiglie. Quest'anno Pavia Orienta Giovani 2022 vede anche una location molto più importante, quindi con la collaborazione della Camera di Commercio abbiamo avuto la disponibilità del Palazzo delle Esposizioni, quindi 16 scuole superiori si metteranno a disposizione con degli stand e i ragazzi delle stesse scuole per poter parlare con i tantissimi ragazzi delle scuole medie che devono decidere per il loro futuro. Quindi sarà un campus dell'orientamento in un luogo particolarmente gradevole, importante, ampio, dove in questi tre giorni, 3, 4, 5 novembre, parleremo veramente di tutto, ma soprattutto parleremo di orientamento verso la scelta del futuro, perché a gennaio le famiglie e i ragazzi dovranno scegliere in che scuola andare e questa sarà l'opportunità proprio per orientare ragazzi e famiglie. Famiglie perché nella giornata di sabato 5, oltre ai vari eventi che abbiamo organizzato, sarà proprio una giornata dedicata anche alle famiglie che potranno visitare qua al Palazzo delle Esposizioni tutti gli stand delle scuole superiori che si metteranno proprio a disposizione. Un altro atto importante da parte della nostra amministrazione che conferma l'attenzione verso il mondo dei giovani, per cui un'attenzione, permettetemi di dire, intelligente, proprio perché in maniera mirata stiamo cercando di dare un contributo importante, in particolare in questo caso verso la scelta nel futuro all'interno delle famiglie e per i ragazzi. Come giudica l'ufficio scolastico questa iniziativa? Buongiorno, l'ufficio scolastico giudica in modo assolutamente positivo un'iniziativa come questa e auspica che iniziative del genere siano sempre presenti quando si devono aiutare i giovani in un momento di passaggio così complesso tra la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado, soprattutto quando queste iniziative, come succede qui, non forniscono solo delle corrette e complete informazioni, ma aiutano a formare e quindi a conoscere profondamente che cosa una scuola può offrire e anche come un giovane si possa confrontare con questa offerta.